Prima compostiera scolastica inaugurata questa mattina all'Istituto Einaudi di Siracusa. Il tutto nasce da una convenzione dell'Istituto con l'Associazione Rifiuti Zero in collaborazione con il Comune e la società IGM Rifiuti Industriali. La compostiera sarà utilizzata dalla scuola per trasformare in compost sia gli sfalci di potatura prodotti nel terreno, sia l'organico conferito dal personale ATA, dai docenti ed alcune famiglie degli studenti. La prima compostiera scolastica è stata costruita totalmente dai ragazzi del liceo scientifico. Curiamo la compostiera proprio perché riteniamo che la scuola debba offrire un contributo significante per la comunità. La compostiera è un primo passo per realizzare la cittadinanza attiva in tema di rifiuti, e il programma è appunto quello Rifiuti Zero, quindi servirà sicuramente per gli sfalci della potatura e per il conferimento di un gruppo di genitori che si presteranno appunto a questo esperimento. Contento della volontà, della determinazione che i ragazzi della mia scuola, della nostra scuola hanno avuto nella costruzione. Con questo progetto noi abbiamo affrontato due punti della strategia Rifiuti Zero, il compostaggio e il riuso e il recupero. Praticamente abbiamo costruito una compostiera e quindi i ragazzi hanno compreso esattamente cosa significa il compostaggio, e abbiamo partendo da arredi che erano destinate al macero, siamo riusciti praticamente a dare a queste arredi una seconda vita, una seconda chance, per cui sono veramente molto soddisfatto di questo progetto.